Ciao amici, bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Oggi voglio fare un video un po' così, una sfida, mi voglio lanciare una sfida ardua. In realtà mi sto sopravvalutando di tanto perché nella mia testa penso di poterci riuscire, anche se in fondo nel mio io interiore so che non ce la farò mai, però vabbè. La sfida è quella di leggere tutto questo libro, che sono 393 pagine, entro e non oltre lunedì 28, cioè entro febbraio io devo finire questo libro. Quindi mi sto un po' cagando sotto perché non sono sicura di poterci riuscire, però ci provo. Ci provo, tanto tra oggi e domani e lunedì penso di potercela fare, ma vedremo, vedremo. Niente, adesso io mi metto qua a leggere, poi vi racconto un po' di cose, vi aggiorno sulla mia vita universitaria. La sovracopertina al libro perché mi scivolava e mi dava fastidio. Sono arrivata a pagina 97, sono alla seconda parte del libro e niente, per il momento mi sta piacendo moltissimo, veramente veramente bello. Mi sta ricordando un film che avevo visto io l'anno scorso su Netflix. Vi metto l'immagine, diciamo, la locandina del film, ve la metto qui. Non mi ricordo il titolo, però è questo film che racconta, è in bianco e nero, e racconta proprio di queste due ragazze, queste due donne, che sono cresciute nello stesso posto, ma poi nell'età adulta fanno scelte di vita diverse, proprio come le protagoniste di questo libro. Una decide di vivere come una bianca, l'altra decide di vivere come una nera, quella che è in realtà. Proprio come questo libro, una delle due ha una, nel film ovviamente. In questo libro invece entrambe hanno un colorito abbastanza chiaro, quindi possono essere tranquillamente scambiate per bianche. Nel film però soltanto una ha questa particolarità e decide appunto di vivere come una bianca. Mi è rimasta una scena impressa. Quando loro si rincontrano, queste due donne, la donna che ha deciso di vivere da nera racconta all'altra che ha due figli ed è molto felice perché comunque i suoi figli le danno gioia. L'altra invece le risponde che le sarebbe piaciuto tanto avere dei figli, ma non se lo può permettere proprio perché, avendo una gravidanza, essendo lei di colore, potrebbe benissimo partorire un figlio nero e lei teme questa cosa. Quindi
Questo episodio mi è rimasto talmente impresso perché mi ha fatto riflettere, perché pur di essere accettati da una società estremamente razzista, si sceglie di rinunciare volontariamente a delle cose che in realtà vorresti, come ad esempio i figli, ma faccio l'esempio della gravidanza, dei figli, dell'essere madre, ma come tantissime altre cose. E niente, questa cosa mi ha fatto tanto riflettere, mi ha colpita. E leggendo questo libro proprio mi è tornato in mente questo film, che è molto simile, anche se il film io non l'ho apprezzato tantissimo, perché secondo me poteva essere sviluppato molto meglio per quanto riguarda la storia. Poi, essendo in bianco e nero, mi ha dato un po' fastidio perché, non lo so, non mi è piaciuto il tono bianco e nero. Al contrario, invece, il libro in queste 100 pagine, in queste prime 100 pagine, mi sta piacendo veramente tantissimo. E niente, adesso quindi io mi fermo un attimo con la lettura, vado a sistemarmi, a lavarmi, perché stasera dormo a casa di Davide e mangiamo sushi. Io non vedo l'ora, ho una vita che non mangio sushi. E ci guardiamo LOL, perché nel frattempo è uscita la seconda stagione di LOL e sono presenti su Prime, se non sbaglio, le prime 4 puntate. E quindi niente, vi faccio sapere, vi faccio vedere qualche clip se continuo a leggere ancora o anche se non lo faccio. Comunque ci aggiorniamo, vi buongiorno, oggi è domenica 27 febbraio, sì. Allora, io sono tornata a casa dopo aver passato, ieri la serata insieme a Davide e la mattinata, quindi anche stamattina siamo stati insieme. Adesso lui studia perché domani ha un esame, mentre io sono ritornata a casa perché ho del lavoro da fare, devo finire questo libro, devo andare avanti con questo libro. E poi domani ho delle cose da sbrigare per quanto riguarda l'università. A questo proposito, quindi, io vi voglio informare della nuova notizia, e cioè che a breve inizierò le lezioni del secondo semestre della facoltà di lettere moderne. Mi sono iscritta ai corsi singoli, quindi posso darmi le 3 materie del secondo semestre e poi a settembre immatricolarmi definitivamente. Però già sono contenta perché mi posso portare avanti. In questi mesi non rimango con le mani in mano, ma anzi cerco di darmi degli esami per poi farmeli convalidare a settembre. E sono molto molto felice, sono gasatissima per questa cosa e quindi niente. Dovrebbero iniziare verso il 7-8 marzo, quindi a brevissimo, sul canale arriveranno nuovi video in cui vi parlo anche di questa nuova avventura, questo nuovo percorso. E niente, io ancora non ho pranzato perché è l'una. Adesso mi guardo qualche video su YouTube e poi vado a pranzare e poi mi metto a leggere, quindi ci aggiorniamo direttamente stasera o nel pomeriggio, vediamo fin dove arrivo e niente, vi tengo.
Buonasera, sono le 8:20. Io ho finito di leggere, ma ho letto un po' a tratti perché mi è arrivato l'amico Giglo, simpaticissimo, e quindi sto soffrendo tantissimo sia di dolorini che anche di mal di testa, quindi la lettura non è stata, insomma, continua. Mi sono dovuta fermare, fare alcune pause, proprio perché il mal di testa oggi mi ha tartassata. Comunque sono riuscita a leggere fino alla terza parte e sono arrivata a pagina 167. In sostanza ho letto all'incirca 70 pagine. So che posso leggere di più, quindi non sono proprio soddisfatta della lettura di oggi pomeriggio. Il problema, cioè quello che mi ha fregato, è il fatto che stamattina non ho letto niente, e quindi erano pagine che io potevo levarmi, mi sarei tolta un bel po', quindi ho cercato di leggere il più possibile. Stasera, prima di andare a letto, vediamo se riesco a leggere qualcosa. Però è così. Domani mattina, d'altra parte, spero di poter leggere un bel po'. Insomma, con le cose che devo fare domani, non so se avrò il tempo. Comunque, vediamo. Spero di riuscire. Mal che vada, lo finisco martedì. Qual è il problema? Comunque, in tutto questo, la mattina, quando faccio le pulizie a casa, sto continuando a leggere Il Conte di Montecristo, perché lo sto ascoltando contemporaneamente in audiolibro, cioè quando non posso leggere ascolto l'audiolibro e sto andando avanti. Finalmente ho passato la parte che si svolge in Italia, a Roma, che è la parte un po' più noiosella, e adesso siamo in Francia ed è decisamente molto molto più accattivante e molto più interessante. Io tipo mentre lavavo i piatti, appena ho sentito che cosa stava succedendo, ho iniziato ad aprire gli occhi così, ho detto cosa sta succedendo, e quindi niente, mi sta piacendo tantissimo. Non me lo sarei mai aspettato, proprio per questo motivo non mi voglio fare fretta e lo sto leggendo con tutta la calma di questo mondo. Bello, 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 bello. Se non lo avete letto e vi fa paura, non vi spaventate, perché prendetela come una lettura rilassante che dura tanto tempo, perché voglio dire, sono 1200 pagine, non è che una passeggiata, però il contenuto è davvero scorrevole e non ti appesantisce per niente, quindi non vi fate spaventare. Mentre mangio la pizza che è rimasta ieri, sto continuando a guardare in realtà Downton Abbey, che avevo mollato un paio di mesi fa. Però continuo dalla terza stagione perché ancora me lo ricordo, quindi niente. Penso che sia questo l'ultimo episodio della terza stagione, poi parto con la quarta. Sto andando a spedire un pacco alla posta e c'è un freddo che voi non potete capire. Buonasera, io sono appena tornata a casa, sono le 6:10, ho fatto ben 2 ore di fila alle poste, però ho spedito il pacco che dovevo spedire, quindi sono a posto. Io dichiaro ufficialmente
fallita la mia sfida perché purtroppo con tutto l'impegno che ci ho potuto mettere oggi non sono riuscita a leggere più di 30 pagine e quindi niente, non ce la farò mai a finirlo entro stasera, molto probabilmente lo finirò magari domani, tra domani e dopodomani, ma pazienza. E perché oggi ho fatto veramente troppe, troppe cose che mi hanno rubato tantissimo tempo. E prima di tutto l'università, cioè dovevo sistemare tutta la questione burocratica con l'università per poter iniziare le lezioni. Ho passato praticamente tutta la mattinata a cercare i numeri della segreteria di lettere di Catania, però il sito era in down e quindi non mi faceva entrare. Ho cercato in tutti i modi altri numeri, ma quando rispondevano al telefono mi dicevano di chiamare un altro numero, quindi visto che era uno scaricabarile continuo, ho deciso di smetterlo e di presentarmi direttamente domani alla segreteria. Quindi spero domani di risolvere tutta questa questione in modo da poter iniziare l'università tranquillamente, sapendo già quello che devo fare, cosa mi aspetta soprattutto. E niente, nonostante questo io sono veramente felicissima di cominciare questo nuovo percorso. E niente, pazienza, anche queste cose tra virgolette negative mi fanno piacere. Il video comunque finisce qua perché era un video dedicato al weekend e io sono andata anche oltre con il lunedì, però era per tentare di finire questo libro che alla fine non sono riuscita a finire. E nulla, spero che questo video come al solito vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un like e iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono. Io come sempre vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!